Ragazze, allora oggi video haul, come potete leggere dal titolo, su alcuni prodottini che mi sono stati inviati per provare o recensire. Recensirvi. Questo qui sarà l'ultimo video che vi carico perché settimana prossima sarò impegnata con i preparativi per le vacanze, in quanto settimana di Ferragosto non ci sono. Io e il mio ragazzo abbiamo fittato casa a Cattolica, quindi siamo lì e non avrò sicuramente modo né di girare video né di caricarli. Quindi mi dispiace perché volevo fare il video beauty da viaggio, anche se in realtà non so neanche cosa mi porterò, quindi veramente non so proprio che cosa portarmi, già ci sto pensando su e comunque non avrò modo, anche perché sto al lavoro, come sapete, come potete leggere dai miei sfoghi su Facebook. E nulla, inizio subito perché sennò questo video sarà infinito. Lo faccio perché in particolare c'è cioè, soltanto le aziende cinesi ti mettono tipo a zainetto, cioè se tu non fai il video, ogni mattina ti contattano, ti mandano mail che vogliono sapere quando caspita fai il video, perché non lo fai, quando lo fai. Quindi per evitare che mi rompono i coglioni pure quando sto là, ho raggruppato insomma tutti i prodottini che mi sono stati inviati in questo periodo e vi sto facendo questo video qua. Magari potete trovare qualcosa che vi può servire. Allora, la prima azienda di cui vi voglio parlare è un'azienda che mi ha contattato a me personalmente e figuratevi, io la loro email l'ho trovata negli spam, non conoscevo il sito, infatti non è conosciuto qui sul tubo, si chiama Dixmol, questo sito qua. Dixmol. E praticamente mi aveva contattata, voleva sapere se ero interessata a provare insomma i loro prodotti, solite cose. E in verità io pensavo che era una sola, perché ho detto: vabbè, ma chi li conosce a questo? Ho detto: vabbè, ovviamente si è ipocriti a non accettare, ho accettato. Non mi hanno dato budget, cioè io potevo scegliermi veramente tutto il sito. Però, insomma, io ho scelto quello che mi serviva, quello che mi piaceva di più. E praticamente io le spedizioni con questo sito, raga, non vi so dire un cacchio, perché mi sono state tutte le robe che mi vedete, mi sono arrivate con il corriere DHL. Però mi rendo conto anche che le spedizioni con DHL dalla Cina costano un botto. Quindi io vi lascio giù nell'info box il link di questo sito. Vedete un pochettino se spediscono anche in altri modi o quanto costa la spedizione, magari va a peso. Mi è arrivato tutto in 4-5 giorni da quando mi avevano spedito il pacco, quindi davvero velocissimo con il corriere. Mi è arrivato in questa scatola, queste sono le scritte del cristiano con a Ciao, si chiamava Ciao, e nulla, c'era una scatola così. Dentro ci stava pure questo coso, questa sacchettina qua, utile. Infatti mi sa che me la porto, che ci metto le scarpe per quando viaggio. Oh. Abbiamo fatto un'altra scoperta, ma me la metto qua perché dopo queste robe le butto. Questa è la scatolina della cosa che ho preso, adesso vi mostro cosa ho scelto. Raga, perdonatemi, però sicuramente i link di questi prodotti non ce li ho. Oppure devo controllare bene nell'email di questo, quando mi sono messaggiata con sto a ciao. Eventualmente vi lascio tutto giù nell'info box. E ho scelto. Allora, in questo periodo sapete, sto mettendo moltissimo le ciglia finte, quindi ho visto queste ciglia finte qua, che erano marche diverse rispetto a quelle cinesi che avevo già provato, che avevo comprato su eBay. Le mie preferite in assoluto sono queste. Sono della marca Fashion Lashes. Non saprei, non mi ricordo il prezzo, però costavano pochi dollari. Queste sono le ciglia e le adoro perché praticamente, come potete vedere, hanno l'attaccatura con il filo di nylon, quindi sono molto molto leggere, sono molto molto naturali, si applicano facilmente. Davvero le adoro. Infatti sono quelle, diciamo, che ho utilizzato di più. Il packaging è delizioso, davvero carinissimo.
Poi ho preso queste altre qui che non ho mai usato, non ho ancora avuto modo, della marca Remove Eyelash e Eyelash 24 ore curl. E praticamente, vabbè, queste sono le cia. Queste qua si vede proprio che sono molto molto più plasticose, le classiche cia finte, insomma, dei cinesi. Eppure costavano tipo pochi dollari, 3-4 dollari, una cosa di queste. E per ultima ho preso queste qui che ho già provato e non sono male, devo dire la verità. Praticamente ne ho presa una e le ho attaccate solo alla fine. E sono molto molto carine, vedete? Perché non volevo l'effetto plastica. Le devo ancora provare, devo vedere se su tutto l'occhio fanno l'effetto plastica. Però non mi ci sono trovata male, sono anche abbastanza leggere perché queste altre qua che vi ho mostrato hanno l'attaccatura proprio con la plastica nera. Non hanno il filetto di nylon trasparente che non si accusa proprio sull'occhio. Queste qua sono un pochettino più problematiche, soprattutto per le ragazze, diciamo, inesperte alle prime armi per quanto riguarda le cia finte. E poi, come ultimo prodotto, sempre da questo sito, da Vixmol, ho preso questo contenitore qui di plexiglass trasparente che contiene 24 rossetti. È davvero molto carino, l'ho preso subito perché da me non si trova così grande per i rossetti. Appena l'ho visto, se non sbaglio, l'ho trovato sotto la voce case, make up, una roba di queste. Comunque, raga, cerco di applicarmi perché sta roba l'ho ricevuta mesi e mesi fa. Non ho mai avuto modo di farvela vedere. Se trovo i link, ve li lascio tutti giù nell'info box, non vi preoccupate. E questo è il contenitore da 24 rossetti, vedete? Molto molto carino. E questo è il mio haul per quanto riguarda Dxmall. Adesso vi faccio vedere cosa ho ricevuto dal sito Rose Wholesale. Sempre sono stata ricontattata da loro dopo la prima collaborazione, che mi sono anche stupita che mi hanno ricontattata perché io le avevo fatti una merda. Loro comunque mi hanno ricontattato perché volevano, insomma, farmi mi avevano dato un altro budget da spendere. E nulla, ho scelto altre cosine. Allora, tre prodotti. Allora, un prodotto è andato bene, gli altri due sono allora, uno è un no, un altro è così e così. E il prodotto che faccio del migliore, cioè quello che è andato bene, ed è questo braccialetto perché corrisponde sia alla foto che alla descrizione che a tutto. Perché io praticamente questo braccialettino qua, vedete, si mette così. E c'ha praticamente il rossettino, la coroncina, l'anellino, è molto molto grazioso. E io l'avevo preso per abbinarlo a quest'anello, vedete? Cioè, tiene più le stesse cose, vedete? Vabbè, a parte che la bocca è nera, però ci sta abbastanza bene. E quindi l'ho preso per abbinarlo a quest'anellino qua che ho preso qui, non c'entrano i siti cinesi. E nulla, corrisponde alla descrizione, è di buona qualità, è fatto molto molto bene e niente, di questo prodotto sono soddisfatta. Poi vi faccio vedere, allora, questo coso che praticamente dalla foto sembrava un bracciale. In verità, cioè, è un bracciale, però è un bracciale per il braccio. Dato che io comunque ho il bracciotto, cioè, non mi posso mettere sto coso perché sembra un cotechino insaccato. Mia sorella fa schifo, gli ha detto che fa schifo e non gli piace, quindi di conseguenza ho questo coso inutile. Se avete un uso alternativo, avevo pensato di metterlo qua, però mi schiaccia il braccio, sembro non lo so cosa, mi fa tutta la ciccetta qua, cioè, è osceno. E quindi nulla, io pensavo che era un bracciale, invece non hanno, cioè, perché non c'era la foto che era da portare, insomma, sul braccio, perché se no non lo prendevo. E comunque niente, sto braccialettino qua è stato, insomma, un acquisto, la gift card sbagliato, insomma. Poi, un ultimo prodotto, sempre dal sito Rose Wholesale, vi lascio giù nell'info box sia il link del sito che i link di questi prodotti.
Se qualcuna di voi è interessata, per dirvi che questo qua a me non va bene, però se vi piacciono questi bracciali per il braccio, ce ne sono, insomma. Questo vestito qua non è male. Il problema è che sul sito sembrava di un altro colore, cioè non mi io non sto bene con i colori chiari. Vabbè, ma mi vedete con la maglia bianca e con le rose. Perché ho il jeans, però il vestito bianco per il fisico che ho non mi sento a mio agio, cioè me li metto vestiti, metto le gonne, cioè me le metto, però i colori chiari non mi sento a mio agio, raga. Quindi di conseguenza sto coso lo metterò per andare a mare, con tutto che è lungo e farò la cozza, però cioè non è brutto, perché vedete, non è brutto, è molto molto carino, è fatto tipo in licra. Costava pochi dollari. A me che sono una 46 mi veste, poi è anche elasticizzato, è fatto tipo incrociato dietro. Comunque l'unica cosa, l'unica pecca di sto sito, raga, è sempre la stessa. Nel senso, loro mettono una foto sul loro sito che il prodotto sembra tutt'altra cosa. Lo stesso valeva per sto vestito, cioè il colore è completamente diverso. Il materiale stava scritto, non è la questione del materiale, è proprio il prodotto che sembra di colore diverso dalle foto che hanno messo sul sito. Io me l'aspettavo tipo un top scuro, mi è arrivato bianco, nero, corallo e color senape tipo. Vabbè, questo è diciamo il mio haul Rose Wool Sale. Vi dico la verità, sto sito non è che mi piace assai. Cioè, vedete, tre prodotti, uno va bene, gli altri due sono uno è un prodotto che non volevo e l'altro è così e così. Sapete, insomma, la mia opinione sul Rose Wool Sale, loro mi ricontattano questi con tutto che li smerdeo, che devo dire? Mica, cioè, è ipocrita dire che no, no, mi fa schifo il sito, non scelgo nulla. È ovvio che se mi ricontattano e mi danno il budget, cerco di ingarrare qualcosa decente, insomma. Va bene, poi, allora, dato che io comunque su Instagram seguo moltissime makeup artist, mi è incuriosito la marca Eldora, che praticamente fa delle ciglia a mano, infatti Eldora Handmade Lashes. E queste ciglia praticamente le usavano tante makeup artist che seguo su Instagram e quindi ho deciso di contattarli. Non vi dico una bugia, la verità. Li ho contattati, sono stati molto molto gentili. Io la verità per i follower che loro hanno, mi aspettavo che mi mandavano tipo un paio di ciglia finte, mi hanno mandato tutte queste qua. Sono ciglia di una qualità, raga, paurosa, sono fantastiche. Allora, questa forma qui che fa quell'effetto proprio volume, le ciglia folte, 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 è qualcosa di stupendo. Sono tutte fatte, sono morbidissime, non si accusano proprio sugli occhi. Le più pesanti poi ve le faccio vedere. Queste qui che sono comunque molto, molto naturali. Poi queste altre qua che già ho messo, infatti stanno storte. Che sono più corte avanti e poi si allungano alla fine. Sono tutte naturali, cioè sono tutte in fibre naturali fatte a mano. Queste qua per sotto non le so applicare, quindi non le ho ancora usate. E sono le S404. Vi scriverò anche al limite i vari codici, oppure se vi interessa qualcuna, me lo lasciate scritto nei commenti e cercherò di rispondervi. Queste qui è l'H111. Quest'altra qua non mi ricordo, H159, queste qua, comunque sul sito loro le trovate, queste ciglia qua, queste qua da per sotto, poi mi hanno spedito questi ciglioni qua, sempre molto molto leggeri, sono quelle che ho messo sabato sera nella foto del trucco con l'ombretto della Elf, se non sbaglio l'ho anche scritto il modello. Sulle mie foto di Instagram alcuni modelli ve li ho scritti e li potete vedere anche indossati. Vi lascio ovviamente come sempre giù nell'info box i miei contatti Facebook e Instagram. Queste qua, allora, sono un pochettino pesanti, queste qua, perché sono foltissime.
e l'attaccatura non è sottile, ma è bella doppia perché giustamente è piena piena zeppa di peli e sono le B178, ma sono stupende. Le ho messe storte perché giustamente già le ho messe, però sono davvero bellissime. Ovviamente il trucco qua deve essere davvero nude perché sennò sembri, cioè sembri un battone. E poi ho usato la M106 che sono le mie preferite, queste qua, sempre fortissime. Sono abbastanza pesanti queste qui che vi sto mostrando, sia la prima che questa qua, però sono una figata assurda. E poi le più diciamo naturali e sono le M101. Queste qua che le utilizzate tantissimo, queste sono quelle che ho utilizzato di più. E poi per finire, praticamente vedendo un video di Camilla Milanesi, dove insomma parlava insomma dei vari prodotti che ha avuto modo di provare, eccetera, eccetera, mi aveva incuriosito un sito ed è il sito glamstrippers.com. Aspettate che vi prendo il bigliettino da visita perché mi è arrivato stamattina il pacchetto. Glamstrippers.com. Praticamente su questo sito loro vendono queste fibre per queste insomma fibre volumizzanti e allunganti per le ciglia, ovviamente da utilizzare con il vostro mascara preferito, degli smalti della Zoya e delle Cia di carta che mi hanno spedito, che sono molto molto carine. E quindi incuriosita perché io sono pazzamente innamorata del mascara 3D di una marca americana che tra l'altro avevo anche contattato, mi avevano accettato la collaborazione, poi quando hanno scoperto che io ero italiana mi hanno detto che loro non spediscono in Italia, quindi voi immaginate la sola, cioè non potete capire perché io ero contentissima che un'azienda di quel calibro mi avesse accettato. E poi scoprire che nel nostro paese di merda non mi spedivano la cosa, sono rimasta malissimo. Vabbè, tralasciando questo, praticamente stamattina mi è arrivato questo pacchetto e all'interno ho trovato. Allora, ringrazio Ryan per il pensiero e ho trovato praticamente queste fibre qui che sono quelle che mi vedete, sono quelle allunganti e sono le Wonder Lash Maker. Praticamente bisogna applicare prima uno strato del vostro mascara, quello che preferite, poi andate ad applicare queste qui, vedete? Hanno lo scovolino, sono bianche, non mi hanno dato fastidio e io ho le lenti a contatto, raga, quindi non mi hanno causato nessun problema, sono davvero molto molto buone e questo è l'effetto. Su Facebook e su Instagram vi ho postato la foto dell'occhio senza le fibre e dell'occhio fatto con le fibre, quindi vi invito a vedere, insomma, ad andare sui miei contatti, che vi lascio sempre giù nell'info box. Poi mi hanno spedito sempre queste fibre, cioè perché questo sito è famoso secondo me per questi prodotti qui. Questo se non sbaglio costa 8,90 euro, quindi neanche molto. Perché c'ha abbastanza prodotto, cioè tenete conto che questo è tutto pieno di fibrette, cioè vi dura una vita. E poi mi hanno mandato queste qui, che sono le fibre volumizzanti, che io la verità ancora non ho aperto, sto aprendo con voi, e sono Lash Extension Powder, Beautiful Lashes in un secondo. Vabbè, qua poi ci dice insomma l'applicazione, ci sta questo scovolino qua, appunto fatto a pino proprio per fare l'effetto volume, davvero molto molto carino come kit, assomiglia tipo a quello lì di Essence, però costa tipo 7,90 euro, una cosa di queste, però penso che è molto molto meglio. E ancora non le ho provate, quindi non vi so dire. E poi mi hanno mandato queste ciglia di carta stupende. Allora, questa, molto molto carine, tipo le Paper Self che ho visto al Cosmoprof,
Però queste sono molto molto più economiche. Queste qui, se non erro, costano 4,50 euro, una roba di queste. Queste con le farfalline. E poi queste qua molto molto estive. Infatti, secondo me un paio me le porto a Cattolica, che se andiamo sicuramente andremo a Riccione, Rimini, queste zone qui, e lì posso esagerare, cioè posso veramente uscire anche con rossetto nero e non essere indicata come la spastica di turno. E queste qui vedete con i pesciolini e insomma molto molto carine. Devo ancora scoprire come si applicano onestamente, però sono troppo troppo graziose. E troverete anche di questo sito il link nell'info box. Mi è arrivato tutto in pochissimi giorni, in 3-4 giorni mi è arrivato in una bustina di questo tipo tramite la posta. Mi hanno mandato insomma anche le indicazioni di cosa insomma mi avevano mandato, di come applicarle, mi ringraziavano, eccetera, eccetera. È stato davvero molto molto gentile Ryan. E questo è quanto, ragazze. Questi sono stati i prodottini che ho ricevuto in quest'ultimo periodo. Finalmente ho fatto questo video, lo caricherò e manderò il link particolare a Dixmol, perché giustamente quei poveri D stanno aspettando a me da un mesetto e si pensano, questa si è presa la go, però veramente non ho avuto modo e poi la verità mi sono scordata, mi sono proprio scordata. E quindi ho detto, vabbè, mo raggruppo tutto insieme e faccio l'ultimo video. Niente ragazzi, vi mando un bacione fortissimo, vi auguro un buon Ferragosto, una buona vacanza, divertitevi. Con gli amici, col fidanzato, con l'amica, con la famiglia, insomma, divertitevi, passate davvero una serena vacanza o un sereno weekend, non lo so, quello che volete. Io vi bacio e vi si ama come sempre. Ciao!